Se il governo britannico non troverà un accordo sulla Brexit, Airbus potrebbe spostare le sue fabbriche e i suoi investimenti in altri paesi. È il monito lanciato da Tom Enders, presidente esecutivo della società, in un video di 3 minuti pubblicato sul sito ufficiale del costruttore europeo di aeromobili. Il settore aerospaziale del Regno Unito è sull'orlo del precipizio, ha detto Enders. La Brexit minaccia di distruggere un secolo di sviluppo basato su istruzione, ricerca e capitale umano. Senza un accordo, Airbus potrebbe essere costretta a prendere decisioni potenzialmente dannose per il Regno Unito. Sono più di 14.000 le persone che lavorano nei 25 stabilimenti britannici del gruppo, dove vengono prodotte le ali per gli aerei. Non date retta a questa follia propinata dai sostenitori della Brexit, secondo cui non ci sposteremo dal Regno Unito solo perché abbiamo dei grossi stabilimenti nel paese. Si sbagliano. Certo, non è possibile spostare le fabbriche dal Regno Unito in altri paesi immediatamente. Tuttavia, l'industria aerospaziale ragiona a lungo termine e potremmo essere costretti a dirottare i nostri investimenti in caso di un mancato accordo sulla Brexit. E potete stare certi che ci sono un sacco di paesi che vorrebbero costruire le ali per i nostri aerei. Plenty of countries out there who would love to build the wings for Airbus aircraft. Lo scorso giugno Airbus ha stimato che potrebbe perdere fino a 1 miliardo di euro alla settimana in commesse se il Regno Unito dovesse lasciare l'Unione Europea senza un'intesa con Bruxelles.